In queste ore abbiamo parlato della notizia non notizia di Caressa, probabilmente riferita da Allegri in merito a quello che è il futuro della Juventus con Giuntoli, ma occhio, occhio, perché c'è un'altra situazione. È scoppiato evidentemente un altro caos. Chi continua a dare per certo Allegri alla Juventus probabilmente non sta seguendo tutto quello che è il percorso, tutto quello che sta succedendo, perché dopo che vi abbiamo riportato dello scontro duro, diretto, tra Calvo e Allegri nel post partita di Siviglia-Juve, ecco che ci sono altri casi. Ne è scoppiato un altro, scopriamo tutto il dettaglio, cerchiamo di capire cosa sta succedendo, perché secondo me in casa Juventus si respira un'aria pesantissima in questo momento, e quindi scopriamo insieme. Io tra l'altro vi ricordo che tante novità, tanti aggiornamenti sulla Juventus se trovate anche su OneFootball, mi raccomando, qui sotto vi lascio il link in descrizione per essere costantemente aggiornati. Vi basterà cliccare su questo link e in automatico avrete questa app sul vostro cellulare, gratuita, personalizzabile, è davvero il massimo per chi vuole spendere praticamente zero e avere tutte le notizie sul proprio cellulare. E allora andiamo alla notizia, perché è passato un po' inosservato, ma il caso Allegri Szczęsny è ormai un vero e proprio caso mediatico, non c'è più di cui non sono più dubbi, perché ricorderete le parole di Szczęsny nel post partita di Siviglia, da me particolarmente apprezzate. Io ho apprezzato fin da subito le parole di Szczęsny, uno Szczęsny che aveva detto fondamentalmente cose molto vere, cioè e dobbiamo dirci la verità, è la seconda stagione senza trofei, alla Juventus non ci si può accontentare dei secondi posti, ma bisogna vincere. E soprattutto poi ha detto un'altra roba molto interessante riferita all'atteggiamento della squadra, cioè dopo il primo gol ci siamo abbassati troppo, abbiamo subito troppo gli avversari, e poi si è arrivati al gol del pareggio, e ancora di più è successo dopo l'1-1, e infatti è arrivato poi il 2-1. Ecco, in conferenza stampa, in conferenza stampa di presentazione di Empoli-Juve, una delle partite meno interessanti forse degli ultimi anni in casa Juventus, è arrivato Massimiliano Allegri a far letteralmente scoppiare il caos, non solo per quello che ha detto, ma per quello che ha fatto dopo. E ci arriviamo. Intanto leggiamo. Alla vigilia di Empoli-Juve cosa ha detto? Dopo le partite, chiaramente gli è stato chiesto cosa pensa delle dichiarazioni di Szczęsny, bla bla bla, e lui dice: dopo le partite bisognerebbe stare sempre zitti. Già faccio fatica a parlare io. A caldo si possono dire cose inesatte. Ci arriviamo poi al resto, perché ci sono altre robe molto pesanti. Già, io mi soffermerei su questo. Già questa è una mancanza di rispetto clamorosa. Perché? Perché lui è il primo nei post partita a parlare molto spesso e a dire delle robe un po' così. Tipo, magari si perde malamente, abbiamo giocato bene. Magari si perde contro il Siviglia e lui dice: abbiamo fatto il massimo. E alla Juventus non puoi dire abbiamo fatto il massimo e arrivi in semifinale contro il Siviglia e perdi. Non puoi dire che il secondo posto è un risultato positivo. Non puoi aggrapparti agli errori arbitrali come fatto nel caso della Salernitana. Ce ne sarebbero una miriade che ora magari non mi vengono neanche in mente, ma sono tantissimi i casi in cui Allegri ha detto le cose non esatte. E quando invece sono gli altri a dire delle proprie opinioni, perché quella di Szczęsny è un'opinione, tipo ci siamo abbassati troppo, e lui dal campo, da portiere, lo avverte più di Allegri dalla panchina. Ricordiamoci che queste parole quando arrivano? Dopo l'eliminazione, a fronte di una conferenza stampa di presentazione. Ricordate quella conferenza stampa dove c'era Cuadrado con Allegri? E Cuadrado cosa ha detto? Dobbiamo pensarli alti perché per non farli giocare. Sempre se Allegri, il mister, ce lo concede. Era una battuta scherzosa? Probabilmente, o forse era una frecciatina. Sta di fatto che la Juventus quell'atteggiamento non l'ho avuto, soprattutto dopo il primo gol subito, ed infatti ci si è abbassati. E non si ferma qua Allegri, perché poi sono tornati sulla vicenda a chiedergli sempre di nuovo di Szczęsny. E poi lui ha detto, poi Szczęsny ha detto queste robe qui, e non conoscendo molto bene l'italiano magari ha sbagliato l'uso dei termini. Allora, Szczęsny è uno dei pochi, secondo me, stranieri a parlare, è in Italia da un sacco di anni, ormai ricordate, è arrivato tanti anni fa alla Roma, poi passò alla Juventus, e parla un italiano perfetto. Cioè, Szczęsny è uno dei pochi stranieri che è arrivato in Italia e che sta da meno di 10 anni e che parla un italiano fluido, a volte veramente fa... tra l'altro Szczęsny lo apprezzo molto perché ha imparato benissimo l'italiano, quindi parla perfettamente, rispetto magari, non so, a un Rabiot che lo parla e non lo parla, altri giocatori che sono un po' così, invece lui parla perfettamente, quindi proprio era l'ultimo a cui si poteva attaccare sul discorso legato alla lingua.
E poi, altra roba molto interessante, è che è legata al fatto che, guarda caso, stasera, dalle probabili formazioni, udite udite, non risulta esserci Szczęsny tra i titolari. Szczęsny in campionato gioca sempre. Perin molto spesso è stato utilizzato per le coppe. Magicamente Szczęsny diventa il portiere di riserva e Perin diventa il portiere titolare. Boom, di colpo. Così, senza motivo, succede una roba che non ti aspetti. Io ho come la percezione che Allegri si stia facendo veramente tanti nemici in questo momento, sia fuori dal contesto Juve, ma anche all'interno del contesto Juve. E queste parole denotano, secondo me, ulteriore nervosismo. Un nervosismo evidente, cronico, un nervosismo lampante, un nervosismo che deriva anche da una stagione chiaramente pesante sotto ogni punto di vista, sia a livello di critiche, solo che prima c'erano solo le critiche extracampo. Oggi arrivano le critiche anche in riferimento a quello che è una stagione controversa, perché, penalizzazione, tutto quello che volete. Però questo è un'ulteriore conferma del fatto che anche lo spogliatoio si sta cominciando a rivoltare contro. Perché ricorderete che nel post partita non è stato l'unico a criticare le parole proprio di Max Allegri. O meglio, Szczęsny non è stato l'unico a dare delle frecciatine. Perché nel post partita, ricorderete, io ho trovato le parole di Szczęsny perfette. Non ho trovato sensate le parole di Allegri, che ricorderete nel post partita di Siviglia cosa ha detto. Ha dato la colpa ai giovani dicendo: quando giochi con così tanti giovani e con così tanti giocatori con poca esperienza internazionale, questa roba qui la paghi, a fronte invece di una squadra come Sevilla che è piena di giocatori che questa competizione la conoscono. Poi però, se vai a vedere la rosa, ti rendi conto che Szczęsny è un portiere che gioca in Champions da tanti anni, Danilo idem, Rabiot idem, Paredes idem, Vlahovic comunque ormai ha un'esperienza internazionale di un certo tipo, Kostic non ne parliamo, Cuadrado non ne parliamo, Chiesa non ne parliamo. Quindi, però il problema qual è, tra l'altro? Che gli errori individuali chi li hanno fatti? Cuadrado, una partita pessima. Di Maria, ha sbagliato tutto per tu col portiere. Chiesa, giocatori esperti. Mentre Fagioli e Gatti sono stati due migliori in campo. Ecco, anche da quel punto di vista era intervenuto il capitano Danilo a dire: no, non sono i giovani colpevoli. La colpa ce la dobbiamo prendere noi veterani. Quindi Szczęsny non è neanche il primo ad andare contro. Prima c'è stato Cuadrado nel pre-partita, poi c'è stato Szczęsny, poi c'è stato Danilo. C'è un Vlahovic che non è contento della situazione in casa Juve, c'è un Chiesa che da quando c'è Allegri, sia prima che post infortunio, non è più il Chiesa di prima. C'è un Di Maria che a quanto pare vuole andare via, e notizia di qualche ora fa Sky ha rilanciato con Di Maria probabilmente non verrà rinnovato, e l'hanno camuffata come un non vuole restare, o meglio la Juventus non lo vuole rinnovare per una questione economica. E no, perché la Juventus ne beneficerebbe del decreto crescita dandogli un altro anno di contratto. Invece se gli fai un solo anno, paghi un solo anno per intero e basta. Quindi anche qui c'è un qualcosa che non va, forse è qualcosa di non detto, perché hanno detto Di Maria e Vlahovic che potrebbero andare via. L'hanno camuffata come la Juventus ascolta offerte per Vlahovic e non rinnova Di Maria, probabilmente ci sono invece due giocatori scontenti. Paredes ha litigato più volte con Allegri, a inizio anno si era parlato dei nuovi come Kostic e Bremer che non erano d'accordo sulle idee tattiche di Allegri. Cioè, come vedete, se andiamo a raccogliere varie situazioni troviamo diverse componenti e ci fanno capire che evidentemente questo spogliatoio non è così tanto contento di Max Allegri e della presenza di un allenatore che, ricordiamolo, è arrivato per valorizzare 2 anni fa e che ad oggi mi rendo conto che l'unico valorizzato è uno che andrà via quasi al 100%, ossia Del Rabiot, che andrà a scadenza del contratto e che non rinnoverà con la Juventus. Tutti gli altri, io ho visto una perdita di valore evidente, da Vlahovic a Chiesa allo stesso Bremer, a Kostic, a tutti, fondamentalmente tutti, Paredes, Pogba, chi più ne ha, chi più ne mette, anche quelli dello scorso anno, Dybala, Kulusevski, Dybala che va via a zero, Kulusevski praticamente regalato, Bentancur, McKennie, Zaccaria, Ken, Milik, tutti. Voi saprete che siete voi di questo caso, da che parte state, cioè da parte di Szczęsny, da parte di Allegri, uno Szczęsny che probabilmente stasera vedrà la partita da casa, guarda caso, o comunque dalla panchina, da che parte state? Ditemi la vostra, apriamo il dibattito qui sotto nei commenti, merito a questo nuovo caso che è scoppiato tra Allegri e il portiere polacco della Juventus.